Benvenuti a Top Secret, canale 821 della piattaforma Sky. Sono con Luigi Lambardi, direttore della Cell Components SRL di Castenaso, provincia di Bologna. Parliamo di pannelli sandwich. Questa... Già, mi sono affascinato da questo nome e ora mi spiegherà l'arcano. Allora, cominciamo dalla storia dell'azienda. Sì, Come nasce? È un'azienda che è nata nel 92, quindi l'anno prossimo diciamo parliamo dei 30 anni, quindi comincia a essere un periodo interessante. Nasce col nome di Cell, quindi Compagnia Emiliana del Levante, per idea del suo fondatore, come azienda di consulenza al settore finanziario. Contemporaneamente comincia a essere fare rappresentanza per un fornitore tedesco di prodotto di un'anima in nido d'ape in materiale polimero, e da lì quindi è nata questo interesse nel proseguire, diciamo, e estendere oltre alla vendita dei materiali compositi anche alla produzione. Quindi negli anni l'azienda si è evoluta, nel 95 ha cominciato a fare da rivenditore anche per il nido d'ape in alluminio, magari poi vedremo che cosa vuol dire un'anima nido d'ape, perché a questo punto il sandwich è ancora oscuro, questo oggetto scuro. Nido d'ape, siamo... Che cos'è questo oggetto scuro, quindi vedremo. E poi si evolvono negli anni fino ad arrivare negli anni 2000, in cui l'azienda ha preso già corpo, ha avuto una crescita notevole, molto basata sulla parte commerciale, perché nasce come azienda commerciale, quindi ancora oggi è molto forte questo senso del commerciale. Abbiamo una rete commerciale estesa, posso dire in tutto il mondo, siamo negli Stati Uniti, in tutta Europa, e da noi a Castenaso abbiamo dei commerciali che parlano moltissime lingue, cioè alla fine partiamo dal francese, arriviamo al tedesco, all'inglese, parliamo all'ucraino, al russo, cioè parliamo un po' tutte le lingue. Siete in tanti, perché a me sempre interessa quanti. La parte commerciale, tanti, sono 8 persone, quindi sono abbastanza. L'azienda ha 30 persone attualmente, quindi di cui 8 siano commerciali, non è male, è una buona media. Quindi si espandono. Dopo gli anni 2000 cominciamo a acquisire macchinari per metterci anche a produrre pannelli oltre che a rivenderli. Per cui siamo arrivati alla situazione attuale in cui ci sono a Castenaso 3 stabilimenti, per una superficie totale di quasi 6.000 metri quadri, con 30 persone all'attivo in continua crescita. Teniamo conto che nel periodo di Covid addirittura sono state acquisite 2 persone. Quindi, La crisi l'abbiamo sentita, però il nostro senso di crescita e di studio, noi siamo un'azienda molto spinta sulla ricerca e sviluppo. Ci sono 4 laureati nella sezione ricerca e sviluppo, proprio perché siamo un'azienda full service per il cliente, quindi adesso magari poi entreremo nel dettaglio anche di questo. Certo. D'altro canto, come diceva Gianluca Vialli, e qui parlo di roba ma a me molto cara, la Sampdoria, quando il gioco si fa duro, i dura, quindi anche nella crisi in realtà si trova l'abbrivio per andare avanti, per ripartire. Mi sta facendo vedere il famoso sandwich. Esattamente. Che meraviglia, che meraviglia. Allora, adesso... io ho preso, che cos'è un sandwich? Ecco. Allora, un sandwich alla fine è... un'anima. Parliamo di pannelli. Esatto, non è roba da mangiare, quindi stiamo parlando. Infatti. Questo in questo caso è alluminio e carbonio. Lo facciamo vedere, la telecamera è quella, la facciamo vedere. Allora, ecco, benissimo. Questo benissimo. È un pannello, fibra di carbonio e anima in alluminio. Qual è la sua proprietà particolare? La peculiarità di un pannello sandwich è che l'anima, quando viene incollata a 2 superfici, superiore e inferiore, acquista una rigidità, come si sente, che è molto elevata. Accidenti. Per una leggerezza altrettanto interessante. Questo perché? Perché questa qua sarebbe l'anima, questo che vediamo. Sì. A parte il processo produttivo, che adesso non entro nei dettagli perché potrebbe essere, cioè, non chiaro. È un segreto. Non è tanto un segreto, però è lungo, elaborato, quindi insomma ci si potrebbe perdere. Però mi ha fatto vedere prima quello che faceva ed è, allora, guardate sta roba qua. Questo oggetto viene espanso in questo modo, pigliamo il profilo giusto. Quando io lo espando, guarda, ottengo quelle che sono esattamente delle celle a nido d'ape. Ok? Ecco. Sono esattamente celle esagonali. Stavo guardando la luce. Vediamo se si riesce, ecco così, si riesce a vedere così. Nido d'ape, eccole. Sì. Perfetto. Ok?
quindi sono celle a nido d'ape. Ora questo qua è piccolo, lo stesso, tenete conto che su un pannello grosso questo qua può essere 1,5 metri. Allora, quando l'espando ottengo tutto un pannello, in genere diciamo su questo qua, se il nido d'ape è piccolo, ottengo... Guarda, adesso io non sono così forte perché ci sono macchine apposta per fare questo, no? Però si vede bene la cella, si vede bene la cella come è fatta, no? Certo. Allora, e vedete che questo non ha struttura, assolutamente questo qua non sta in piedi, no? Perché da solo io lo posso piegare. La proprietà di un sandwich è che se io gli incollo qua una superficie superiore, chiaramente questo non può più flettere perché si dovrebbe allungare, certo, questa superficie. Certo. Analogamente sotto si dovrebbe comprimere o viceversa quando faccio l'operazione inversa. Ecco. Quindi quando è incollato ottengo questo, che è un pannello estremamente rigido. Beh, io sono molto affascinato. Molto leggero perché non sì, pesano niente. Posso? Quindi, certo. Niente, leggerissimo. Certo. Proprio leggerissimo. Quali sono le applicazioni dei pannelli sandwich? Le applicazioni le troviamo, le usiamo tutti i giorni. Perché mi permetto di dire, quando aprite l'anta di una cucina ci potete trovare un pannello fatto di quel tipo lì, perché sono leggeri, sono molto performanti a livello meccanico e possono essere strutturali, vengono utilizzati anche per magari per il marmo. Ah, che sei, questo è un particolare per quando si fa quello che è chiamato marmo alleggerito, è proprio questo. Anziché utilizzare un pezzo pieno di marmo, quindi con la sua densità e il peso che può avere, immaginiamoci una facciata di un palazzo fatta di marmo. Se dovesse essere fatta con marmo pieno avrebbe un peso tale per cui tutta la struttura dietro che deve supportare il pannello sarebbe decisamente importante, oltre ai costi di trasporto, di montaggio, perché non è banale prendere un pannello. Invece così l'estetica, 2 metri per 1. L'estetica è identica, perché questo è un pezzo di marmo, questo è marmo, certo, vero, tagliato in 5 mm, incollato su un pannellino, quindi quello che si ottiene è un vero marmo alleggerito. Bellissimo. Quindi è un prodotto geniale, particolare. Geniale. Lo troviamo dappertutto. Noi i pannelli li produciamo nel settore navale, quindi nel settore trasporti, quindi navale, ferroviario, nel settore civile e negli interni, negli arredamenti d'interno, negli interiors, no? Quelli che vengono chiamati. Certo. Vengono fatti dei tavoli, dei pavimenti, paratie, controsoffitti, si usa dovunque. Chiaramente quello che salta subito agli occhi è la leggerezza del... Allora, questo pannello ha delle proprietà che sono la leggerezza, l'estrema rigidità, quindi permette anche di fare delle cose magari impensabili. Io ho visto dei tavoli costruiti con pannelli da 10 mm, con un'apertura con solo 4 gambe e un tavolo da 10 mm lungo 3 metri. E rimangono belli dritti, cioè, quindi sono delle proprietà particolari di questi pannelli. Geniale. Oltre geniale. Alle proprietà al fuoco, chiaramente, certo, che non trascuriamole. Perché un pannello di alluminio ha anche delle notevoli proprietà al fuoco, quindi in campo navale, nei campi dei trasporti e anche nel campo civile, devo dire soprattutto, si cercano materiali, certo, che abbiano delle proprietà al fuoco. Quali sono i punti di forza dell'azienda? Cioè, se io volessi comprarmi un pannello sandwich, perché dovrei venire da... Allora, voi? Lei dovrebbe venire da noi, sì? Anzi dovrà venire da noi sicuramente, certo, perché noi siamo customer oriented, come si dice, cioè siamo completamente rivolti verso il cliente, proprio perché è un'azienda commerciale, quindi noi ci preoccupiamo che il cliente sia soddisfatto, cioè il cliente è il bene più prezioso che può avere un'azienda, per noi il cliente è fondamentale. Quindi cosa facciamo? Noi siamo a 360 gradi sul cliente, è difficile che vengano a chiederci voglio un pannello così, glielo dai e punto. Siamo dei partner, non siamo dei fornitori, ci chiedono delle caratteristiche, ci chiedono ma se io devo usare questa applicazione cosa, che tipo di pannello conviene che usi, che pelli ci metto, che anima devo usare, che proprietà al fuoco posso richiedere, o meglio, che pannello devo usare per avere quelle certe proprietà al fuoco. No? Quindi noi lo seguiamo in tutto questo, come col nostro laboratorio di ricerca e sviluppo tecnico, dove possiamo fare delle verifiche con i nostri modelli matematici elementi finiti o anche addirittura delle prove meccaniche, cioè se ci chiedono ma che flessione ha questo pannello se lo appoggio sugli spigoli di un piano e ci cammino sopra per fare un pavimento di una pedana rialzata, che sono flottante. Allora noi facciamo le prove, vediamo quanto flette e gli diamo dei risultati. Dà l'idea di avere veramente tantissime applicazioni questo problema. Veramente tante, sì, tante, sì, la fantasia. Pensate che addirittura una applicazione curiosa è stata quella di balistica nel senso resistenza a impatto. Per Sud America con l'INFN, quindi l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, abbiamo realizzato un pannello, spesso, più spesso di questo, 10 cm, tutto in metallo, giuntato, quindi adesso non mi ricordo bene le misure, ma era più di 5 metri, in cui abbiamo fatto una prova con una sfera da 20 kg, fatta cadere ad un'altezza di 10 metri,
per vedere se il pannello reggeva come protettivo per gli specchi di un telescopio in Sud America. E ha passato la prova perché funziona benissimo come assorbitore d'impatto. Si compatta tutto il nido, ma, certo, non trasmette l'energia fuori, assorbe lui. Senta, no, andrei avanti a lungo a parlare delle applicazioni perché è veramente interessantissimo, però siamo alla fine quasi del infatti, tempo. Sarebbe da parlarne per tanto. Cosa c'è nel futuro dell'azienda? Allora, il futuro dell'azienda è seguire sempre di più il cliente, quindi la nostra intenzione è espanderci a livello di dimensione dei pannelli, andare sulle extra sites, come viene chiamato tecnicamente, quindi pannelli superiori a 5 metri per 2 metri di larghezza. E seguire ulteriormente quindi il cliente andando a migliorare i prodotti. Stiamo studiando diverse tipologie di prodotti che potrebbero avere un ottimo responso a livello di certificazione al fuoco. E questi qua sarebbero i nostri due principali obiettivi. Il terzo sarebbe quello di riunire, stiamo adesso guardando, di riunire i tre stabilimenti in un unico stabilimento più grosso in vista di tutti questi investimenti che stiamo facendo per i macchinari, quindi ottimizzare il tutto. Tenendo conto anche del green, è un'azienda anche green perché l'alluminio è tutto riciclabile, per esempio. Ah beh, quindi, e stiamo studiando adesso la possibilità, certo, di riportare in azienda i prodotti che il cliente, magari una volta che ha finito di usarli, che so, chiedere i pannelli per fare una fiera, finisce la fiera, cosa fa? Lui li butta via? Certo. Magari possiamo studiare se riprenderli, certo, noi per altre applicazioni. Senta, brevemente, anche se molto interessante tutto, brevemente, il segreto dell'azienda? Già un po' l'abbiamo capito. Il segreto dell'azienda è chiaramente essere completamente a disposizione del cliente e rischiare. Devo dire che il nostro obiettivo è crescere rischiando. È stata una delle battaglie principali dei due soci, diciamo, dell'azienda, e ci hanno portato a quello che siamo adesso con una crescita negli ultimi 2 anni notevole, devo dire. Quindi, bellissimo, un buon obiettivo. Questa cosa di rischiare mi è piaciuta tantissimo. Grazie per essere stato con noi. Io vi saluto col sandwich, ma lo mangio un'altra volta. Grazie. Sì. Grazie a voi, è stato un piacere. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Benvenuti a Top Secret, che vi parla delle eccellenze dell'imprenditoria italiana, e oggi abbiamo due eccellenze presenti qui in studio, sono felice di avervi qui. Sono Francesca Panichi e Chiara Panichi, che sono titolari della Sister Coffee SRL. Esatto, buonasera. Mi sembra di capire che siete sorelle. Sì, esatto. Non mi sfugge niente. Oggi parliamo di importazione e rivendita di caffè crudo. E allora vorrei sentire la storia, perché sono molto incuriosito. Dunque, io e mia sorella, come abbiamo appena detto, siamo le titolari della Sister Coffee, un'azienda che si occupa di importare e rivendere il caffè crudo, principalmente nel territorio italiano, anche se abbiamo modo di consegnare e vendere il caffè in tutto il mondo. Seppure il nome Sister Coffee è di recente costituzione, l'azienda, in realtà abbiamo una storia già da diverse generazioni siamo presenti sul settore. Quando comincia più o meno? Cioè, noi possiamo dire di essere nate in una famiglia di esperti di caffè proprio. A partire dal nostro bisnonno paterno, tra i primi importatori di caffè crudo in Italia. Il nostro nonno materno invece aveva una torrefazione nel cuore di Roma. E quindi nostro padre, che oltre ad aver avviato l'attività, ha avuto modo di operare nei diversi settori della filiera, quindi di conoscere un pochino più ampio raggio tutto quello che è il mondo del caffè e quindi poi trasmetterlo anche a noi. Posso fare una domanda? Sì? Io faccio delle domande deficienti a volte, perché così la gente capisce. Capisco io, capiscono tutti. Perché caffè crudo? Sarebbe crudo? Caffè crudo, il caffè nasce da una pianta, no? Sì. Abbiamo bacca, poi nasce il chicco del caffè. Ovviamente poi quello che noi vediamo oggi è il caffè, diciamo, tostato, quindi i il caffè marrone, i chicchi, esatto. Sì, sì, sì. Noi siamo il processo precedente, la fase precedente, quindi quella del diciamo di importazione del prodotto, se si può dire grezzo, insomma, il prodotto ancora crudo. Poi verrà tostato dal torrefattore, che appunto sono i nostri clienti, che si occupano di tostare e poi vendere ai bar. Quindi noi siamo proprio il passaggio precedente. Bene. Core business dell'azienda.
Dunque, noi ci occupiamo quindi di importazione. Sì. Seguiamo tutto l'iter che compie il caffè dal paese di produttori, paese di origine, fino all'arrivo nei principali porti di sbarco italiani. Io sono molto affascinato, si parla comunque di posti esotici, eccetera. Da dove arriva il caffè? Principalmente tutta la fascia equatoriale, diciamo, da tutti i paesi produttori, sono tutti quelli della fascia equatoriale. Quindi ovviamente il maggiore produttore è Brasile, Vietnam, tutta la parte del Centro America, India ovviamente, Vietnam, sì, tutta la parte dell'Africa. Tutta la fascia tropicale. Bello, mi affascina molto questa cosa qui. Sì, anche sì. Perché il caffè, mamma mia, è una roba vecchissima, sì. Il caffè, tutto sommato. Ed è, punti di forza dell'azienda, quali sono? Vado io. I punti di forza, uno dei punti di forza è la specializzazione. Infatti il commercio del caffè crudo ha bisogno di una grande attenzione dal punto di vista qualitativo. Mm-hmm. Il caffè, come anche il vino, varia di raccolto in raccolto e di piantagione in piantagione. È per questo che è necessaria una grande attenzione dal punto di vista qualitativo. Nel nostro ufficio abbiamo costituito un laboratorio e una sala corsi dove effettuiamo corsi di formazione non solo rivolti alla nostra clientela ma anche servizi di consulenza. E un altro punto di forza penso che sia proprio questo rapporto che si è venuto a creare con i nostri clienti, i quali sanno che quando acquistano caffè da Sister Coffee acquistano un caffè testato, selezionato e che risponda alle loro esigenze. Ad oggi abbiamo più di 50 qualità differenti di caffè che abbiamo selezionato anche con viaggio in piantagione, come appunto dicevate. Siete andate voi in questi posti? Sì. Dove siete state, per esempio? Prima del Covid, ovviamente, certo, non si può più. Siamo stati in Brasile, Vietnam, Centro e Sud America, Tanzania, Indonesia, India. Sì, abbiamo viaggiato moltissimo. Bellissimo. E questo è sicuramente importante per crescere le conoscenze nella materia caffè. C'è qualcuno che l'assaggia il caffè? Certo. Ah sì? Certo. Sarà nervosissimo. Sì, in realtà il caffè, penso anche come il vino, non si mangia. Butta giù. Esatto, non si assaggia. Si assaggia. Sì. Interessante. Bene, bene. Allora, evoluzione in questi anni di questo tipo di attività? C'è stata un'evoluzione? Sì, sicuramente sì. Sicuramente possiamo dire che c'è stata una grande qualificazione e proprio specializzazione nel settore. Vi è una continua ricerca e studi su tutto quello che è il mondo e il settore del caffè. Vi è anche spesso la richiesta di caffè particolari, piuttosto che un grande sviluppo di caffè sostenibili, fair trade, biologici. Soprattutto anche stanno prendendo sempre più piede caffè, i cosiddetti caffè specialty, nei quali le caratteristiche fondamentali è l'alta qualità, l'assenza di difetti e la tracciabilità del prodotto, quindi dalla tazzina fino al paese, dalla paese d'origine fino alla tazzina. Certo. Io poi vorrei farvi una domanda, ma ve la faccio alla fine, se avrò il coraggio di farla, perché ho sentito di un tipo di caffè, vabbè, ma ve l'ho detto. Ha già capito? Sì. Delle scimmie. Sì. Cioè, si fa il caffè da, diciamo. Sono dei zibetti, sì. Mangiano una banca di caffè. Diciamo, spesso sistema di fermentazione e sì, poi insomma le spelle. Voi non importate questo? No, no. Ho capito. Com'è essere due giovani donne in questo settore? Beh, il mondo del caffè in Italia e nello specifico appunto il nostro settore è un mondo prevalentemente maschile e all'inizio il fatto di essere donne e anche molto giovani ha creato delle difficoltà perché ci si rapporta con esportatori in fase di acquisto del caffè o produttori e successivamente con torrefattori in fase di vendita. E noi posso dire che siamo state abbastanza brave da riuscire a trasformare questa criticità oggettiva in un punto di forza e questo è stato molto apprezzato nel nostro settore perché donne che fanno questo mestiere è veramente una novità. E il nostro tocco di femminilità posso dire che possiamo inserirlo, metterlo nel nostro lavoro e attraverso l'empatia con i nostri clienti e anche nella cura dei dettagli che penso che è tipica proprio di essere donna. Un esempio infatti sono le nostre tele, i nostri sacchi di caffè dove viene appunto movimentato il caffè
che hanno tutte delle grafiche personalizzate in base al paese di provenienza del caffè, come dicevamo prima, certo. Ce ne sono tanti. E sono grafiche disegnate e studiate da noi che ci identificano e penso che sia una caratteristica propria della nostra azienda. Sì. Magari vedono due imprenditrici così giovani, magari pensano, in realtà non sanno che... Sì, c'è tanto lavoro dietro. C'è tanto lavoro dietro, questo è fondamentale. Sentite, purtroppo il tempo scorre, è molto interessante tutto quello che stiamo dicendo. E, visto che c'è questa crisi, inutile negarlo, colossale, per voi l'avete sentita questa crisi oppure è un settore che... Dunque, il momento che tutti stiamo vivendo è sicuramente molto difficile, ma anche complesso in capire quello che poi saranno gli sviluppi e quello che porterà. Certamente il settore del commercio, ma anche quindi quello che è il bar e la ristorazione, sono stati fortemente colpiti da questa crisi. Noi certo. Abbiamo cercato di essere più possibili vicini ai clienti presenti, cercando di andare incontro alle necessità, alle esigenze, a capire anche i bisogni e quindi essere presenti in questo modo. Ma abbiamo cercato anche di farci, insomma, di rimanere vicini sempre attraverso l'utilizzo di piattaforme online, quindi di webinar, in cui si, con appassionati, clienti, insomma, interessati, si è parlato di tutto quello che è il settore del caffè, lo sviluppo, quello che succederà appunto nei prossimi mesi, come cambierà il settore del caffè. Ecco appunto, progetti futuri? Li abbiamo già detti? Da progetti futuri? No, perché quando c'è un periodo di depressione, lo dico sempre, si reagisce e si pensa al futuro, perché avere dei progetti allontana un po' la depressione. Certo. Progetti futuri è sicuramente l'espansione nel mercato italiano, dove noi siamo già presenti, ma più in generale in tutti i mercati esteri. Cercando anche di ampliare la nostra gamma di qualità e di prodotti che offriamo. E soprattutto credo l'ampliamento anche della rete di relazioni sia in Italia che all'estero, in modo tale da poter intercettare e anticipare tutte quelle innovazioni e cambiamenti che inevitabilmente avverranno nei prossimi mesi e prossimi anni. Certo. La filosofia dell'azienda, punti di forza? E quando siamo entrate in azienda con mia sorella, pensando a come sviluppare la nostra attività, e ci siamo poste dal lato del cliente e ci siamo domandate cos'è che noi richiediamo ai nostri fornitori, quali sono le caratteristiche, i valori che noi andiamo a ricercare nei nostri fornitori. Ci siamo risposte sicuramente l'efficienza, la serietà e l'affidabilità. Abbiamo aggiunto anche però per i nostri clienti la competenza, intesa come conoscenza approfondita del prodotto, l'innovazione e la flessibilità nel riuscire ad andare incontro alle esigenze dei nostri clienti. E questo anche e soprattutto dal punto di vista della qualità, e in quanto sanno, i nostri clienti sanno che quando acquistano il caffè da noi è un caffè appunto selezionato e tracciabile. Bravissime, bravissime, sono ammirato. Chi è il popolo che beve più caffè secondo voi? C'è una statistica o no? Non credo che gli italiani rientrano per primi, ma anche per no, non ne bevono tantissimo. Strano, eppure no. C'è una tradizione Napoli o caffè, ecco. Invece no. Sì, no. Verrebbe da dire i turchi, non so perché, fumo come un turco, il caffè turco è quello quasi solido, no? Sì. È tutto, c'è il fondo. Sì, il caffè. Allora, top secret si chiama la nostra trasmissione, il segreto. Qual è il segreto della vostra azienda? Il segreto della nostra attività è, penso che sia il binomio tra ciò che siamo e quindi un'azienda a carattere familiare e ciò che facciamo, cioè impresa. Tendiamo ad essere sempre una realtà familiare, anche e soprattutto nei confronti dei nostri clienti, ma allo stesso tempo puntiamo allo sviluppo e alla crescita della nostra attività. Un altro top secret, quindi segreto posso aggiungere, è il trasferimento di competenza, nel senso che avendo viaggiato e studiato molto il caffè nei paesi di origine e rimanendo costantemente informate sulle novità riguardanti il nostro settore, e abbiamo cercato di trasferire, quindi di condividere queste nostre conoscenze con i nostri clienti. Questo è stato molto apprezzato da loro, perché è proprio un'iniziativa innovativa il fatto di coinvolgere la clientela.
Io vi ringrazio per essere stati con noi, è una bellissima realtà la vostra. Grazie. Complimenti. Grazie. E adesso ci prendiamo un caffè, che dite? Certo, va sempre. Bene. Arrivederci. Arrivederci.